Sono le 6 di mattina. Io un po' devo decespigliare con, vediamo se si vede, sì, con questa rongola a semilunga, un po' di buona volontà. Ho messo il guanto. Ecco, così si fa meglio, così, vedete? È la mappa che sa che ci sta. Guarda, va. Vedete? Quindi, si prende così. Ci sta qua, a mappa devo, guarda, no, quindi con la sonda pazienza, ma faccio un tratto qua, faccio dell'altro tratto, oh, guarda che stai ingattuto alla pecora, guarda, va, guarda che cosa è, va, qui, vediamo, qui c'è la rete, eccola qui la rete, sì. Allora andiamo a questo gioco qui, andiamo a questo gioco qui, aspetta, ci devo rimettere pure i pali di più fermi. Allora, adesso mi faccio così. Vi faccio vedere una cosa. Guarda, allora, la potesca vecchia. Allora, per prima cosa faccio una decespugliata sommaria. Dopodiché devo reintegrare questi pali di sostegno della rete, però prima devo pulire, quindi c'è un bel lavoro da fare fino in fondo. Sì, allora qui c'è la rete, ecco la rete. Ci sono dei vecchi pali, qua si trova tutto sul mio terreno, eh? E c'è da decespugliare tutto questo. Qua col decespugliatore se ne va molto più tempo. Quindi, con la buona volontà, con l'esperienza, la tecnica, esperienza e tecnica, io ce l'ho, perché io sono stato sempre impegnato. Mi piace di lavorare la terra e soprattutto il mio curriculum, io ho una vita da bracciante agricolo, più di 30 anni, no, 30 anni, cioè quasi 40 anni bracciante agricolo e poi ho lavorato anche nell'edilizia.